un cappello regala molta femminilità. Il cappello nasce in Italia e vive un grandissimo momento di auge in Italia, quindi sarebbe importante riappropriarcene. Un capo di abbigliamento, un oggetto per ripararsi dal caldo o dal freddo, una parte integrante dell'abbigliamento da lavoro. Insomma, i motivi per indossare un cappello sono tra i più disparati, non ultimo il vezzo di poter vestire un oggetto di artigianato che magari racconta la storia del periodo in cui è stato realizzato. Tutto questo è rappresentato nell'originale mostra fotografica di Walter Pratesi, Tanto di cappello, ospitata presso la sede del fotoclub La Chimera di Arezzo in Piazza Grande, sotto le logge Vasari, aperta fino al 18 di marzo. C'è qualche dono, l'ho fatta a Firenze, ma se no sono tutte locali, insomma, nelle varie manifestazioni, fiera antiquaria e altro così. Alcune sono scatti rubati, che la persona non si è accorta, e altre che erano consapevoli e alcune glielo ho chiesto e gentilmente si sono prestate, insomma, ecco, no. Vediamo un carabiniere anche, insomma, quindi un cappello delle forze dell'ordine. Importante, ma questa era al centro affari diversi anni fa e glielo ho chiesto gentilmente, dico: posso fotografare una signora in divisa? Mi ha detto di sì, gliel'ho fatta e mi sembrava giusto di metterla insieme, perché anche quello è un cappello importante. Io ho anche un piccolo gruppo su Facebook che si chiama Cappelli che Passione, dove ci riuniamo, siamo tantissime persone, migliaia di persone, con questa grande passione. Abbiamo fatto anche qui ad Arezzo diversi eventi, io ho avuto anche la fortuna di essere immortalata in una delle fotografie presenti in questa mostra, perché ogni anno cerchiamo di fare eventi diversi legati al mondo del cappello, sia come esposizione che proprio anche come realizzazione degli oggetti con la presenza dei creativi, delle creative o degli artigiani, proprio dei millenari che li hanno creati.